Codesti ed eccoci, buongiorno. Nightboot Segway. Wow, one. Lanciamo. Paura, 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 paura. Hop, gradino. Oh, 20 all'ora ed eccoci. One. Dopo 400 km di uso, va cosa sta andando, va cosa sta andando. Signori, spettacolare. La nostra manutenzione e revisione del prodotto è veramente valida. Il prodotto non fa più il minimo rumore, ma assolutamente. Rallentiamo un po' perché c'è un po' troppo vento e quindi sentirete pochissimo. Andiamo piano, andiamo sui 10 all'ora e via. Ma è veramente spettacolare, ragazzi, sembra nuovo. Il motore comunque era nuovo, i cuscinetti erano nuovi, era tutto praticamente nuovo. Stiamo andando, adesso aspettiamo che passi l'automobilista, che secondo me non dovrebbe neanche passarci qua, però questo ci passa lo stesso, te ciappatevi la targa e che multaccio sia. Facciamo un'inversione, bella tranquilla. Op! E ripartiamo, signori, guardalo, 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 bellissimo. Dai, è venuto proprio bene, sembra nuovo. Ripartiamo, andiamo, signori. Segway One, veramente uno spettacolino. Un po' più veloce il One del Mini, quello un pochettino più pesante. Fate conto che riuscite a marciare a 20-22 tranquillamente senza problemi, spingendolo arrivate anche 25, è però un po' eccessivo, comunque ci andate senza problemi. Sconnessioni, non sconnessioni, guardate, il vantaggio del One rispetto al Mini è che sinceramente nel traffico, proprio nel traffico delle automobili, per esempio Corso Buenos Aires, in centro a Milano, in zone molto trafficate, Piazzale Loreto, eccetera, voi con questo prodottino tranquillamente marciate in mezzo alle macchine, ma proprio a cannone, non avete nulla in esterno rispetto ai vostri piedi, quindi proprio passate in mezzo alle macchine, ma in posti dove a momenti non ci passa neanche un pedone, anzi quasi sicuramente. È molto ma molto veloce, quindi potete abbandonare anche la sedia di marciapiedi. Vi ricordiamo che per legge italiana comunque questi prodotti sono pedonali, cioè voi sopra questi prodotti che sono limitati per legge siete realmente dei pedoni, quindi dovreste marciare sul marciapiede, potete far usare le strisce pedonali e quant'altro resto. In questo caso fate il pedone che cammina in strada, non è vietato se non è una superstrada e ammesso nelle strade cittadine. Quindi fantastico, vi diciamo bellissima la revisione, tempo totale per la revisione un'orettina e mezza, fare le cose bene due, con grande piacere, tranquillità, luci perfettamente funzionanti, ovviamente le laterali perché il prodotto di serie non è dotato né di luci stop posteriori né di luci LED anteriori, e nulla da dire, comunque il prodotto era a posto, benché massacrato il prodotto era realmente a posto. Grandi complimenti alla Segway, anche questa volta non ci ha deluso. E signori, è nuovo. Guarda. Op.